Nel corso delle ultime settimane l'andamento dei mercati finanziari ha seguito gli sviluppi positivi nelle trattative tra Stati Uniti e Cina sul commercio internazionale e tra Regno Unito e Unione Europea sulla Brexit. Abbiamo quindi assistito ad un guadagno per i mercati azionari e ad uno storno, un modesto ritracciamento per quelli obbligazionari. L'impostazione dei nostri portafogli è stata corretta in questa fase, con un sovrappeso sulle borse e un sottopeso invece sui titoli di Stato e sulle obbligazioni in generale. Per le prossime settimane pensiamo di mantenere questo tipo di assetto per i portafogli, in quanto riteniamo che la probabilità di una conclusione favorevole nelle due trattative sia piuttosto elevata. Non assumiamo già adesso un atteggiamento più marcato e più aggressivo nell'impostazione, in quanto l'impatto da eventuali sorprese negative, da un deragliamento delle trattative, potrebbe essere comunque piuttosto marcato e quindi preferiamo mantenere l'impostazione che abbiamo attualmente in termini di pesi e in termini di esposizione geografica. Un'ultima considerazione per quello che riguarda le valute. Dall'estate abbiamo alleggerito progressivamente l'esposizione al dollaro americano che ha progressivamente perso supporto sui mercati. Pensiamo anche in questo caso di continuare lungo questa direttiva anche nel corso delle prossime settimane, in quanto un rasserenamento nel quadro complessivo dovrebbe togliere forza alla divisa statunitense a vantaggio invece dell'euro e delle altre valute, tra cui quelle dei mercati emergenti.